Siamo arrivati ad un punto di non ritorno, definitivo ormai. Abbiamo capito in questi giorni che a quasi tutta la popolazione italiana stanno sul cazzo i rom. Non ci possiamo fare nulla, è così, basta. Dopo le ultime dichiarazioni di Salvini e la sua volontà di censire tutte le famiglie rom, è scoppiato un putiferio, facendo sempre di più salire i consensi per il partito verdano. Addirittura si ipotizza una percentuale pari o addirittura più alta rispetto a quella del Movimento 5 Stelle. Ah, ci ho fatto anche una vignetta. Intanto che io continuo a parlare, gustatevela. E sicuramente arriveranno i primi insulti dopo la visione di questa vignetta. Comunque, andiamo avanti. I commenti, i post più belli sono: guardate, a me Salvini mi sta particolarmente sul cazzo e non l'ho votato e non lo voterò mai, ma sinceramente la questione dei rom, devo ammettere che... Non ne ho visti tanti. Ormai c'è un astio comune per i rom. A chi è che non stanno sul cazzo? Quando li vedi lì arrivare coi loro denti d'oro che ti chiedono l'elemosina, eh? Come fa a non starti sulle palle? Giusto? Giusto. Eh sì, chiunque di noi ha subito un furto da parte di un rom. Censiniamo. Ok, schediamoli tutti. Ah, Boban, non si tratta di schedare. Mi raccomando, non tirare fuori questo termine che potrebbe rievocare al mascellone, al Thanos del ventennio. No, mi raccomando. Ragazzi, non è quello il problema, ma ci arriveremo col calma. Però, censiamoli tutti. Come ho detto, chi non ha mai subito un torto da parte di un rom? Sì, anch'io. Quando facevo liceo, ero uscito da scuola e mi ha puntato uno zingaro. Ok? E semplicemente voleva sfottermi, voleva fare il bullo della questione, ma era insieme anche a dei ragazzi italiani. Però, come fai a non concentrarti sul rom? Ok? Lui è peggio. Peggio degli altri. Ok? Censiamo tutti. Un mio connazionale, quindi macedone, mi ha messo le mani addosso. Era ubriaco. Quindi censiamo anche gli ubriaconi macedoni rissosi. Perché no? Facciamolo. Ah, aspettate, da ragazzino ho subito un altro torto. Praticamente un mio compagno di classe mi ha detto, se non ricordo male, straniero di cacca. Che dite, vogliamo censire anche gli spermini razzistelli? Sì, censiamo tutto. Quanti torti, mamma mia! Una volta uno mi ha rubato il parcheggio. Avete presente quando tu stai puntando un parcheggio? Sta uscendo la macchina, tu pronto ad entrare. Te lo rubano. Ok, vogliamo censire anche quelli? Assolutamente. I ladri di parcheggi. Ok, però se sono zingari sono i peggiori, eh. A parte che loro... Io non ho mai visto uno zingaro in macchina. Ah sì, ci sono, esistono. Ah, con i loro Mercedes farsosi e le loro BMW. Certo che esistono. Se devo analizzare tutti i torti che ho subito nella mia vita, dovrei veramente censire molte persone e attribuire a loro la specifica caratteristica. Torniamo ad essere seri. Io sinceramente non mi scandalizzo di questa parola, che può essere anche abbastanza brutale in questo caso. Avrebbe potuto chiamarla anche schedatura. Chi se ne frega? Non è quello il problema. Pochi hanno riflettuto sul fatto che, wow, da che bocca sono uscite queste parole? E poi, concentriamoci un pochino su quello che ha detto dopo. Censiamo tutte le famiglie rom e spegniamo quelli irregolari. Però quelli di cittadinanza italiana, purtroppo, ahimè, ce li dobbiamo tenere. Capite? Le parole sono fondamentali, amici miei. Soprattutto se sono dette da una carica istituzionale così importante. Stiamo parlando del ministro degli interni, non del vostro vicino di casa o del vostro amico che frequentate nel bar sotto casa vostra. No, stiamo parlando del ministro degli interni che sta continuamente facendo campagna elettorale. Poi l'ha detto anche in modo quasi ironico. Quelli italiani, purtroppo, ce li dobbiamo tenere. Purtroppo. Ok, vi dico questa cosa. Mio padre è arrivato in Italia nel 92, scappando da quello che erano i problemi nell'ex Jugoslavia agli inizi degli anni 90. Viene qui in Italia clandestinamente. Wow! Mio padre era un delinquente, quindi. Sì, per la visione di questi debosciati, decisamente mio padre era una forma di delinquente. E però mio padre nel tempo si è regolarizzato, ha trovato lavoro, ha portato sulla famiglia. Wow, oggi sta facendo un lavoro, pagando le tasse, ha preso la cittadinanza e ha pari livello di un italiano, ok?
purtroppo. Ehi, sei macedone, hai la cittadinanza, però purtroppo. Da oggi potrebbe anche venir fuori questo pensiero. Ok, sei un extracomunitario con la cittadinanza italiana, purtroppo. Ok? Purtroppo. Segniamoci questa parola. La questione Rom, perché Boban hai detto tutto, però in realtà non hai analizzato la questione Rom. Perché la devo analizzare? Se in giro di 50 anni, con tutte le legislature che si sono alternate, non sono riusciti a risolverla loro, la questione Rom. Sinceramente non devo essere io, ma neanche voi, quelli destinati a risolverla. Noi ne possiamo semplicemente parlare. Ahimè, purtroppo è arrivato uno come Salvini. Però tutti diranno, meno male che c'è Salvini che ci sta pensando. Sì, ma in che maniera? Non è un problema di destra o sinistra, buonismo. Lasciate perdere le ideologie, lasciate perdere cosa avete votato il 4 marzo. Chi se ne frega? Stiamo parlando di uno storico che non esiste per l'Italia. Poco si è fatto. A differenza del resto dell'Europa, la cara amica Europa, sentite. Spagna e Germania hanno decisamente un numero molto più alto di zingari. Ok, rispetto all'Italia, perfino la Macedonia, rapportato alla popolazione generale del paese, 2 milioni di abitanti in Macedonia, neanche 1,8 milioni, siamo pochissimi. Se prendiamo il numero totale della comunità Rom che sta in Macedonia, è come se qua in Italia ci fossero tipo 2-3 milioni di zingari in tutta la popolazione, forse anche di più. Ok? Rapportiamo. Questa cosa è difficile, non lo fa mai nessuno, soprattutto questi idioti, non lo fanno mai, mai, un rapporto popolazione. Però vi spiego come funziona in Macedonia, io non conosco la Germania, non conosco la Spagna, posso leggere tutte le notizie sul web, ma non li conosco. Per carità, anche in Macedonia ci saranno delle discriminazioni nei confronti sia degli zingari, degli albanesi e delle altre etnie, non lo nego, non siamo perfetti, anzi, non lo siamo per nulla. Di cazzate ne abbiamo fatte, soprattutto negli ultimi 10 anni. Ora si sta un pochino recuperando. Per quanto riguarda invece la comunità Rom, non esiste il problema dei campi Rom. Ok? Io una cosa che odio sono i campi Rom. Non odio gli zingari, ma i campi Rom. Perché io non voglio che esistano. Dove delle persone, degli esseri umani, vivono una vita degradata, poco igienica, a contatto con ogni forma di malattia, persone non tutelate, bambini che non vanno a scuola. Capite? Questo io non lo voglio. Il campo Rom non dovrebbe esistere, ok? Non i Rom. Non è il pensiero salviniano, i campi Rom non devono esistere, leviamo tutti e mandiamoli a casa. Dove? A casa dove? In una cittadina da 25.000 abitanti, quella vicino a casa mia, giù in Macedonia, c'è il quartiere degli zingari. E pensate un po'? Ci posso passeggiare tranquillamente, non succede nulla. Ma va? Sì, ci sono tantissime famiglie Rom che hanno un lavoro normale, non così prestigioso, però i figli di queste famiglie vanno a scuola con gli altri ragazzi macedoni. È una cosa normale. Lavorano, fanno anche determinati lavori umili che gli stessi macedoni non fanno, lo ammetto. I classici che vanno anche a fare l'elemosina. Raccolgono il ferro, forse è una cosa che hanno nella loro cultura, non lo so. Abitano in case gigantesche con 4 piani, non so perché, dove gli ultimi 2 piani sono praticamente vuoti. Case eccentriche con queste colonne greco-romane a cazzo così messe nel nulla senza avere neanche i serramenti. Chi se ne frega? È sempre stata una cultura un po' sfarzosa ed eccentrica, ma chi sono io per giudicarli? A me non me ne frega nulla. Però sono integrati. Perché c'è stato un sistema che ha permesso negli anni di integrarli. In Italia è questo che è mancato, l'integrazione. Ma per integrare una determinata comunità estranea a quella che è la tua cultura tradizionale, bisogna investire. Oh mio Dio, questo termine brutale! Sentite! Ah, soldi, soldi, soldi dello Stato che vengono spesi! Oh mio Dio, che cosa brutta! Salvini! Come facciamo una volta che radiamo al suolo tutti i campi Rom? Qual è la soluzione? Radiamo al suolo? Utilizziamo anche un bel termine, rastrelliamo. Ecco, ormai ci piacciono i termini
che hanno l'odore di ventennio. Senti, rastrelliamo, però è un bel termine anche rastrellare, il rastrello, cosa fa? Rastrella, che è bellissima sta cosa. Dopo che tu hai rastrellato, ok, questi campi rom, che si fa? Queste persone dove si mettono? Bisognerebbe investire per poterle sistemare. Chi se ne frega se vuoi censirli? Fallo pure! Ma qual è il passo successivo? Agli italiani a quanto pare piace la cosa di levarsi dal cazzo questa gente, perché siamo ad un punto di non ritorno, amici miei. Non c'è un impegno da parte né dell'italiano, ma neanche della cultura rom stessa di poter migliorare questa situazione. Zero. E credetemi, leviamoci dal cazzo questa cosa del campo rom. Ma voi cosa credete? Che una madre adulta che ha 2 o 3 figli gli piace così tanto vivere in quel campo? È così soddisfatta del fatto di vivere dentro l'immondizia, dentro il lerciume, dentro tutte le schifezze, le lamiere buttate a cazzo? Cosa pensate? Sono così stupidi i rom? Sono così stupidi da non capire che stanno vivendo in una situazione degradante? Non credo. E all'inizio del video ho detto che siamo ad un punto di non ritorno. È una situazione irrecuperabile. L'astio nei confronti di questa popolazione è alto da parte di quasi tutti gli italiani, e le parole e gli atteggiamenti, soprattutto da parte di una figura istituzionale, possono peggiorare decisamente la situazione. Il passo successivo è l'odio a prescindere, ma già c'è! Ma l'odio a prescindere per queste persone, per gli immigrati, per il diverso. Voglio citare una scena bellissima di Bastardi senza gloria. Il personaggio interpretato dal meraviglioso Christoph Waltz, ovvero Hans Landa, questo capo dell'SS terribile, all'inizio della scena interagisce col Monsieur Petit, che sta nascondendo sotto il pavimento della casa una famiglia ebrea. Hans Landa lo sa già, e lo capiamo subito, che è furbo come una faina. Però gli tira fuori un esempio chiaro di cosa significa l'odio a prescindere. E si rivolge al Monsieur Petit chiedendogli se gli piacciono i ratti. La sua risposta è decisamente no. Beh, abbastanza normale. A chi piacciono i ratti? Stanno nelle fogne, portano le malattie, vivono in contesti sociali degradanti. Perché ti devono piacere? Se in questo momento le entrasse un ratto in casa, lei non lo accoglierebbe, non le darebbe una ciotola del suo buon latte, ma farebbe di tutto per mandarlo via. Invece se da quella porta entrasse uno scoiattolo, che è sempre un roditore, appartiene sempre a quella famiglia, lo accoglierebbe con gioia, perché è più carino. Queste parole di Hans Landa sono emblematiche. Lui paragona gli ebrei ai ratti. Wow, è una cosa fortissima, ok? Quindi c'è questo odio a prescindere. I nazisti odiano gli ebrei, il popolo tedesco odia gli ebrei e non sa il perché lo odia, ok? Ma sa benissimo che deve odiarlo, punto. Speriamo non si arrivi mai a questo livello di estremismo, a questo vero punto di non ritorno. Quindi, che dire, godetevi la vignetta. Ok amici miei, se vi è piaciuta questa vignetta ovviamente mettete mi piace qua sotto, commentate, come vedete sono ritornato con le mie vignette video e ne arriveranno tante altre a tema politica. Per i prossimi 5 anni diciamo che di materiale ne avrò tanto, forse 5 anni. Piccolo annuncio importante per tutti quelli che sono di Roma, un appuntamento fondamentale il 27 dalle 15 fino alle 18.30 presso Bagnetti. Farò un incontro con tutti voi, se avete piacere di venire, per presentare alcuni prodotti Wacom e divertirci assieme. Vi farò vedere mentre realizzo qualche mia vignetta e ci mettiamo anche un po' a cazzeggiare, perché l'importante è anche divertirsi. Anche per tutti coloro che sono dei semplici curiosi, venite, ed è gratis. Oh, ragazzi, più di così. Le informazioni sono nell'info box, informatevi, iscrivetevi anche all'evento Facebook, così almeno riesco a capire quante persone ci saranno. Mi raccomando, fatevi vedere, Roma importante, ok? Un appuntamento fondamentale, ci tengo tantissimo. Come sempre, se qualcuno se l'ha chiesto, questa maglietta la trovate su Pampling, che ho avuto piacere di riceverla questi giorni. Il nostro mitico Bud, nelle vesti di Don Vito Corleone, ragazzi, che boss, il mitico
Bud Spencer. Se volete anche voi questa maglietta oppure altre, vi consiglio di andare nel link in descrizione e se utilizzate il codice sconto BOBAN15 avete il 15% di sconto. Meglio di così, ok? Dai, noi ci vediamo la prossima volta e fate i bravi, come sempre.